Massimo Marino e Pipirolo e Poici. Bella frate, benvenuti al vecchio borgo, sono in compagnia di Monet, imprenditore, DJ, pizzettaro, macellaro, e chi più ne ha più ne metta. Sì, sì, è proprio come hai detto te, sì, praticamente, ma sputtanato subito, vabbè. Allora, questa è la tanto pubblicizzata Trash Night, dico bene Monet? Eh? Sì, vabbè, diciamo che questa sera abbiamo... il piacere di avere, a parte a prescindere, qui all'interno del vecchio borgo abbiamo cotanta luminare del trash, cotanto personaggio, vabbè, a parte l'amicizia e tutto quanto, ma abbiamo il piacere questa sera di avere uno dei personaggi, anzi il personaggio messo più cliccato del momento, il personaggio numero uno che cliccato su YouTube. Su YouTube, anzi, se comincia dal il link, te lo ricordi, o comunque il titolo del jingle che sta su YouTube, così magari chi vuole approfondire la conoscenza di questo, come dire, personaggio. Sì, sì, sì. Allora, praticamente il personaggio attualmente più cliccato su internet, comunque più pompata alla grande su YouTube, e diciamo anche fisicamente, ringraziando Dio, no? Ecco, senti, vedi, subito è arrivato. Queste sono tutte fans, che si sono già ringalluzzite. Abbiamo il grande Davide. Davide, grazie, buonasera, buonasera. Allora, abbiamo il grande Davide. Come si intitola il servizio di Davide che sta su YouTube, te lo ricordi? In forma con Davide. Comunque tutte le informazioni puoi chiederle a lui, che sicuramente saprà molto più di me. Davide, com'è il titolo? In forma con Davide. Allora, Davide, però per gli amici del Vivi Roma... Diciamo che tu sei salita agli onori della cronaca nera perché sei un maestro di bodybuilding, no? Un po' particolare. Grazie, grazie. Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Io ti ho visto su YouTube che sei un bel mandrillone, che c'hai tutta una tua filosofia su come abbordare le donne. Vabbè, quello è come te voglio dire, poi io capisci da te, no? Ma che te lo devo dire? Ho capito. Magari questi ragazzi che sono giovani, che hanno una vita davanti, magari sapere qualche consiglio su come abbordare una donna da un luminare come te. Sanno, questi sanno tutto, questi fanno a poco, questi sanno tutto, sono marpioni questi. Allora facciamo una cosa, per voi a casa, se il buon Guido con la regia riuscirà a mandare una ventina di secondi del servizio di YouTube, poi riprendiamo subito qui dal vecchio borgo. Bella frate. In questa puntata di In Forma con Davide capiremo come riuscire ad avere degli addominali di ferro da esibire allo stadio durante le partite di calcio. Addominali, seguite. Allora, l'importante dell'addome è tenere mani dietro alla nuca, dritto, e venire su. Respirazione, che in primis, l'addominale è una cosa fondamentale, è la base del corpo, è la base del di tutto, la tartaruga. Quando voi sfoggiate sta tartaruga, pure quando andate al mare, ma andavate a fare sta tartaruga, e mi ha fatta fatale. Andiamo. Allora, ti abbiamo visto, perlomeno la gente a casa ti ha visto, come davi lezione su... Come la potremmo chiamare sta materia? Rimorchiologia? Rimorchiologia spiaggia, così. Come in palestra, con perfetto, con bicipite, il tricipite. Allora, facciamo una cosa. Visto che su YouTube hai fatto lo sborrone, no? Dice sia Roma, che hai fatto tutto il galletto, no? Io mo te prendo una cavia. Posso? Signorina, posso? C'è una ragazza disponibile? Una ragazza, Monet, trovami una ragazza, c'è una ragazza? Beh, dai, no, una prova solo, dai, vieni qua, come, dai ragazzi, su, mandatemi una ragazza, su, dai, è qua, dai, è un gioco, dai, non ve prendete sul serio, ragazzi, che la vita è una cazzata. Allora, sono riuscito a trovare una probabile preda. Faccio vedere come la rimorchi.
questi sono i microfoni, datte da fa. Io darei a borsa, vai. Mi raccomando, col bicipite e col tricipite. Vai. Allora. Posto? Allora. Il discorso è quello, tu l'hai visto in forma con Davide? Sì. E allora tu cammini, lei te fila, lei te fila. E tu pensi, non vedi questa. Allora te te passi col tricipi pompato, dici, allora è carina questa ragazza, te la guardi, tu te la guardi, dici, non vedi, però te fa finta che la coda dell'occhio, sempre che la coda dell'occhio la devi filare. Te lasci le mani libere così te puoi muovere meglio, te puoi pure spogliare. No, vabbè, te spogliamo dopo. Allora tu vedi lei se ti ha cioccato, te fa finta che non ha cioccata, no, come te voglio dire. Poi quando l'ha visto che tu vedi che lei ti ha buttato l'occhio sul tripi, tu te fai una passeggiata, diciamo, vedi questa, fammi vedere che no, arriva finta, non mi sappia il caffè, frate. Per forza! Tutta una battuta, non tutta una montatura, come il video, no? Gli fai questa cosa, vedi questa, ma affilata il tricipite, meno. Tu gli fai un girettino, come te voglio dire, frate, te usa l'aiuto di me, fratello. Allora come te voglio dire, vedi, ma affilata e butti in dentro, non ho più il caffettino. Che vuoi fare? Se vogliamo questo caffettino. Vedi, c'è sta, vai, vai, che sta andando forte, vai. Il caffettino è cascata una trappola che tu stai preparando. Fate musichetta, musicante, musica, musicante. Vai. Questo è il bici, quello è il tripi e questo è il bici. Ho capito. Allora, Monet, gli volevo dare una strizzata ai pettorali. Dai, una strizzata. E dai, e dai. Questi sono i bici, no? Ma non è che te sta innamorato alla fine? Sì. Hai capito tutto, Monet. Basta, Monet. Allora, vieni qua, Monet, passate qua. Grazie Giorgia, grazie della collaborazione, sei stata carinissima. Monet. E niente, abbiamo avuto, ecco, un saggio del personaggio attuale romano, e spero comunque... Trasteverino. Ecco, abbiamo scoperto le origini trasteverine. Niente po' di meno che, incrociamo le dita anche per il suo grande futuro e siamo contenti di averlo qua questa sera al Vecchio Borgo. Quindi sì, no, siamo contenti. Poi il resto dell'intervista parliamo del Vecchio Borgo, già finiamo, vai. Continuiamo a Cotè. E niente, già la vogliamo continuare l'intervista? Vabbè, continuiamo. Allora, il Vecchio Borgo è aperto il sabato sera. Sabato sera abbiamo la nostra serata che inizia con karaoke, musica dal vivo, discoteca, divertimento generale, quindi iniziamo dalle 10 di sera e andiamo avanti con la nostra serata. E questa sera, ecco, c'è stata l'occasione per far venire te, comunque a prescindere dall'amicizia che ci conosciamo, avere il nostro personaggio del futuro romano che ti farà le scarpe, già l'ho capito. Il difetto che è da Roma, capito? Non so qual è il difetto, qui intruppi male, siamo fai male, no, questa è la sponda giallo rossa, lo so, però come hai detto pure te, la squadra del cuore non si cambia. Sì, perché a me è piaciuto, perché capisce la battuta, no? Sì, lo sa perfettamente che la squadra che ha portato il carcere Roma la Lazio, eh beh, ma non si vedeva niente poi, ha portato e si è fermata là, vabbè, lasciamo perdere il pallone, allora il calcio, continuiamo, vai. Tra poco l'intervista la continuiamo, tra poco lasciamo andare la serata e ringraziamo nel frattempo Davide, che comunque sono andate poco fa le immagini del video che l'ha creato e lo sta mandando avanti alla grande. Speriamo di vedere tanti altri video non solo su YouTube ma su tante televisioni oltre a questa, a queste che va in onda. Quante televisioni va il Vivi Roma? Sono sei canali dell'ambiente Lazio, Teledonna,
Telesulmona, te lo ripeto, RTV a questo, prima da chiudere. Io ho data la cara, non vedeva l'ora che glielo dicevo. No, prima da chiudere una cosa voglio dire. Fra tanti tronisti, te sei il vero tronista, non ci sfigureresti. Bella, fratello! Allora, Monè, illustra il programma del Vecchio Borgo. Comunque, il Vecchio Borgo è aperto solamente il sabato sera, facciamo una bella festa, fatta bene. Il sabato sera, salvo poi magari eventuali feste, però che vengono comunicate sul sito e tutto quanto, e con karaoke, iniziamo col karaoke intorno alle 10-10 e mezza, andiamo avanti col karaoke dove cantano tutti insieme, divertente, allegro, e fino ad arrivare con musica dal vivo con il nostro grande cantante e percussionista, e dove la gente a un certo punto entra in pista e si diverte, e continua e finisce il nostro DJ con vocalist e ovviamente percussioni. Il locale è ingresso completamente gratuito, possono entrare, vanno al banco tranquillamente, consumano quello che vogliono. Prezzi come tutti, insomma, dai 3 ai 7 euro. Se vogliono il tavolo, magari c'è un sovrappessino, però comunque ci manteniamo sempre abbastanza popolari. Volate bassi. Sì, no, ci piace. C'è un sito di riferimento? Il sito di riferimento è www.vecchioborgo.net. Semplicissimo. Su Facebook cercano il Fans Club Vecchio Borgo. Semplicissimo. Vecchio Borgo Roma, Fans Club Vecchio Borgo. Comunque si capisce. Insomma, lo trovano l'archetto, l'immagine dell'archetto. Comunque. E niente, è tutto qui, il locale è aperto solo il sabato sera. Allora, col Vecchio Borgo, con Max Monè, ma soprattutto col coattone antico Davide Rossi, c'è tutto, bella frate. Ah, frate, questa sì che è una trash night. Questa è molto trash. Monè!